Resta Antonio Piccolo il principale obiettivo di mercato per potenziare il reparto offensivo del Pescara. Agli 11 gol di Lapadula e i 6 di Caprari, Massimo Oddo vorrebbe aggiungere un giocatore da 8 gol nel girone d'andata, un attaccante che oltre a vedere bene la porta potrebbe, per duttilità e caratteristiche, ben integrarsi con i potenziali compagni di reparto. Seconda punta o esterno da 4-3-3, Piccolo può rendere bene con diversi moduli. Resta però da fronteggiare la concorrenza del Novara, ma più ancora dello Spezia, che sul piatto ha messo un ingaggio importante e allettante per l'attaccante napoletano. Il Pescara può far valere i buoni uffici tra le due proprietà, ma anche il fatto che Piccolo ha una compagna abruzzese potrebbe decidere di non allontanarsi troppo da Lanciano. Insomma, spetta al giocatore l'ultima parola, con la dirigenza frentana pronta a muoversi di conseguenza. L'arrivo di Piccolo può rimettere in discussione Andrea Cocco. Il centravanti cagliaritano ha caratteristiche diverse da Piccolo, ma un eventuale arrivo dell'attaccante della Virtus potrebbe far scivolare Cocco ancora più in basso nelle gerarchie di Oddo. A quel punto varrebbe la pena restare, cercando di sbloccarsi nel girone di ritorno, o sarebbe opportuno cambiare aria? Il Vicenza lo riprenderebbe volentieri, ma il nodo in questo caso è la formula. Il prestito secco non è pienamente gradito all'entourage biancazzurro. Sempre per l'attacco potrebbe esserci un ritorno di fiamma per il ghanese Richmond Boachie, che ha visto chiudersi anzitempo la sua esperienza in Olanda al Roda, tornando così all'Atalanta. Per la difesa si fa sempre più concreto l'arrivo in biancazzurro di Maurizio Domizzi. Il difensore garantisce il giusto livello di esperienza e cattiveria che per molto tempo sono mancate al Pescara, in concomitanza con le assenze di Campagnaro. Il modo migliore dunque di tutelarsi da eventuali ricadute che dovessero interessare il difensore argentino. Domizzi prenderà il posto lasciato libero da Bonozza, prossimo alla risoluzione del contratto. A centrocampo il Pescara farà qualcosa, anche perché Torreira andrà alla Sampdoria, che da quest'estate è proprietaria del cartellino dell'uruguaiano. Torreira quasi certamente sarà poi rigirato in prestito sempre in cadetteria, data questa partenza, e dato che Memushai nella parte finale della stagione risponderà alla convocazione della nazionale per gli europei, il reparto andrà puntellato anche al netto dell'arrivo in prestito del marocchino Ekmaidat.